dopo 7827 richieste in questi quasi 2 anni di canale, finalmente oggi vi spiego come si fanno i traversi. Prima di partire con il video però voglio farvi vedere una cosa, ovvero le condizioni del casco dopo la granata che io ho dato in California. Quindi questo è il casco, è una GV Pista GP RR, super full carbon, il meglio che c'è insomma. Questo è il segno della mega botta che ho dato, voi non potete capire quanto forte io abbia battuto la testa. Corro negli autodromi dal 2013 e dal 2013 al 2021 non ho mai dato una botta in testa così forte come quella che ho dato in California con Motard. Non ho avuto niente se non un po' di mal di testa. Quindi per fortuna che stavo indossando questo, e con questo non intendo il casco, intendo questo casco, perché davvero non so come sia possibile dopo una roba del genere io non mi sia fatto niente. Il casco chiaramente non penso sia in condizione di tornare in un autodromo, lo farò sicuramente analizzare ai ragazzi di AGV, magari continuerò ad utilizzarlo per andare con l'ovale o comunque in kartodromo a bassa velocità, però è da vedere, comunque voglio farlo analizzare. Per fortuna che avevo questo, veramente. Detto questo, possiamo iniziare con il nostro video. I traversi, grandissimi traversi, fenomenali, si dividono in due categorie. I traversi in ingresso curva, che sono quelli che vedete fare a noi piloti e sono quelli che potete replicare anche voi con le vostre moto. Mentre poi ci sono i traversi in uscita di curva, anche detti power slide, che sono quelli che vedete fare a noi piloti e che non potete replicare voi con le vostre moto, soprattutto per strada. Ecco, per strada magari meglio proprio non andarci traverso, però power slide dimenticatevelo proprio. Abbiamo qui un perfetto esempio fornito dal nostro grande amico Sinagagiri. Fornito dal nostro grande... Mi viene da parlare come lui, anche solo a dire il nome. Questo è quello che in teoria non dovreste fare se volete fare un traverso. Però è anche la cosa più facile da fare se volete fare un traverso. Quello che ha fatto Dennis è stato in sostanza tirare la frizione, premere a pacco il freno dietro in modo da bloccare la ruota posteriore senza far spegnere la moto, e la moto va di traverso e poi riprende. È la cosa più facile da fare, tuttavia non è la più sicura, o meglio, in strada come ha fatto Dennis sicuramente è la migliore opzione, perché è quella che comporta meno rischi, anzi direi che non comporta quasi nessun rischio. Quindi è perfetto se trovate un tornantino, andate piano, è un traversino coccolino come li chiama lui. Se invece siete in pista e volete imparare e iniziare a fare dei traversi, quello che dovete fare non è questo. Giovedì vado a vedere la moto nuova. Mentre se siete in pista, questa non è delle migliori cose da fare, perché voi spingete a pacco sul freno dietro, la moto si mette molto bruscamente di traverso, e appena lasciate il freno dietro lei rientra dal traverso veramente bruscamente, e quello che succede è che vi possa catapultare in avanti. Quindi non è un traverso che aiuta, è solo un traverso scenico, però non potete farlo a moto inclinata, sostanzialmente non serve un cazzo. È solo per dire ho fatto un traverso, che è la cosa perfetta da fare se volete fare un traverso in montagna, in un tornante con i vostri amici, come appunto ha fatto Dennis nel video. Quello che invece potete fare per fare un traverso è questo, quindi carta e penna, perché adesso vi spiego una cosa che vi può aiutare davvero davvero tanto. Chiaramente se voi guidate un ovale o una pit bike, che sono moto poco potenti e prediligono scorrevolezza, questo discorso forse non fa troppo al caso vostro, perché comunque non sono moto che vogliono essere intraversate, anche perché sono piccole e corte, e con una moto corta fare i traversi non è mai una buona idea, perché è veramente nervosa. Quello che succede quindi è che se voi provate a fare un traverso con una moto molto corta, andrà di traverso veramente in fretta e tornerà dal traverso veramente in fretta. Quindi tutto troppo nervoso e tutto con tantissimo rischio di caduta. Se invece guidate un Motard o una qualsiasi moto da pista grande, questo video fa proprio a caso vostro. Quindi come si fa un traverso? Come potete ben vedere, si arriva sparati da dritti, si va sul freno e il traverso in pista, quello che ti serve per girare la curva, quello che ti permette di entrare più forte, non si fa andando a pacco sul freno dietro, ma si fa andando veramente forte sul freno davanti, con la moto già leggermente inclinata. Una volta che voi avrete frenato forte, la ruota posteriore si sarà scaricata. Quello che magicamente succederà alla ruota posteriore è che, alleggerendosi e dando angolo alla moto, la ruota posteriore inizierà ad andare verso l'esterno, e questo è un traverso. Quindi forte pressione sul freno davanti, non è che dovete farlo a poco. Se andate forte la pressione ce la mettete, il traverso deve essere una cosa naturale se volete che vi aiuti. Una volta che avrete messo pressione sul freno davanti, la ruota dietro sarà scarica. Una volta che avrete dato angolo, la moto andrà di traverso. Poi potete, ed è giusto, usare il freno dietro per accompagnare questo traverso in modo da renderlo tutto un po' più dolce e facilitarlo. Però non è che dovete andare a pacco sul freno dietro, un po', pochino, giusto per farlo andare. Chiaramente dobbiamo considerare anche il fattore scalata. Lo scalare le marce influenza la moto abbastanza. Può essere un fattore che vi aiuta se lo fate nella maniera corretta, può essere un fattore che non vi
aiuta per niente se lo fate nella maniera sbagliata. La maniera corretta è quella di continuare a fare così con la frizione, quindi scalate una marcia, mollate, riprendete la frizione, scalate un'altra marcia, mollate e via così. Se invece voi tirate la frizione, scalate tutte le marce, poi la mollate, è come se voi entraste in folle e poi a un certo punto la mollate, e quando la mollate poi cosa succede? Bam! La moto va di traverso tantissimo, veramente in fretta, però non è un traverso che voi potete controllare perché è proprio una roba prepotentissima, spesso finisce con voi con le gambe per aria, quindi non è mai una cosa intelligente da fare questa. E se voi usate la frizione nella maniera corretta, lo scalare le marce aiuta ancora di più il traverso, perché agisce il freno motore e il freno motore fa andare la moto ancora un po' più di traverso. Una volta che voi siete di traverso, giustamente poi dovete anche fare la curva, quindi dovete rimettere la moto dritta. Quello che succede è che piano piano iniziate a rilasciare la leva del freno davanti man mano che inclinate. Questo cosa comporta? Comporta che la moto rientra dal traverso, non rientrerà mai perfettamente, però rientra in modo poco brusco. Se voi invece completamente di traverso mollate il freno davanti, la moto si mette dritta alla velocità della luce. Però se non siete dei piloti super professionisti e non siete in grado di gestire questa situazione come il 99,9% delle persone, perché giustamente per riuscire a gestirla ci vogliono anni e anni di farlo tutti i giorni e non tutti hanno questa fortuna, se appunto non avete tutti questi chilometri e tutta questa esperienza, vi consiglio vivamente di lasciare il freno davanti gradualmente man mano che inclinate, in modo da avere un rientro dal traverso abbastanza dolce. Quindi quando la domenica guardate le gare, sentite in TV i piloti dire faccio questo traverso perché mi aiuta a girare la moto, vuol dire, se si parla di traverso in ingresso, che loro fanno esattamente quello che vi ho spiegato adesso, tengono il freno fino a dentro perché arrivano dentro la curva con la moto di traverso, inclinando con la moto di traverso e quindi entrando in curva di traverso. Una volta che loro mettono la moto dritta, quindi che rilasciano il freno, un pilota può farlo più bruscamente di come può farlo un amatore, perché appunto riesce a gestire la situazione. A quel punto la moto si rimette dritta molto in fretta, già la piegata, già dentro la curva, e quello aiuta a girare la curva. Mentre quando vedete un traverso normale fatto da dritto, un po' che la con la moto che si compone, e sentite, non vedrete mai una cosa del genere da un pilota, la vedrete sempre da uno smanettone domenicale: sì, ho fatto quello perché così mi aiuta a girare la curva. In realtà non sa cosa sta facendo, non sa cosa sta dicendo, non lo ascoltate perché fate solo peggio. Se volete fare un traverso, fatelo bene. Fare un traversino giusto col freno dietro, con la moto dritta, è ottimo per divertirsi, però non ha nessuna funzionalità nel girare la curva, soprattutto in pista. Altro discorso è la strada, in cui è la cosa sicuramente più sicura da fare. Come potete vedere in questo video con Motard, questo è un perfetto esempio di come entrare di traverso per aiutarsi a girare la curva. Io sono entrato con la moto totalmente a bandiera. Una volta che ho finito il traverso, però, la moto ci è rimessa dritta e puntava già l'uscita. Questa è una cosa molto intelligente da fare. Se voi invece arrivate e fate solo un mini traverso con la moto dritta e poi iniziate a inclinare quando la moto si è già rimessa dritta, è come non averlo fatto, anzi è anche peggio perché vi ha scomposto la moto e quindi vi ha disturbato in frenata. Altro discorso è la moto grande, per cui appunto vale la stessa regola che vale con il Motard, solo che è veramente più difficile da fare. Questo è un video con la moto 2 in cui faccio esattamente quello che vi ho appena spiegato, rientrando tra l'altro da una curva a destra, quindi è una specie di pendolo. Chiaramente un conto è farlo in kartodromo a 70 all'ora, un conto è farlo in autodromo a 180, sono due cose totalmente diverse. Prima di pensare di prendere la vostra moto, andare in autodromo e provare questa cosa, aspettate, fate un bel respiro, prendete un Motard, fatevi prestare un Motard, fatevi prestare qualsiasi mezzo da kartodromo intraversabile e imparate a farlo in kartodromo, perché sicuramente è più facile impararlo in kartodromo e poi applicare la stessa regola con la moto grande. Però prima di farlo con la moto grande io vi consiglio diverse ripetizioni in sicurezza in kartodromo. Altro discorso è power slide. Però è inutile che io vi parli adesso del power slide e faccio un video da 25 minuti, quindi se il video vi è piaciuto fatemi sapere. Se volete anche il video sul power slide, quindi sul traverso di potenza in uscita di curva, scrivetemelo nei commenti, bombardate il video di mi piace in modo che io capisca che è un argomento che vi interessa, e se così sarà, a stretto giro vi porterò il video di come si fa un traverso in uscita di curva. Appunto, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, se avete altre curiosità soprattutto per il video riguardante il traverso di potenza scrivetemelo qui nei commenti, così so già quali sono le vostre curiosità. E niente raga, seguitemi su Instagram, ciao!